Letizia Battaglia, classe 1935? Yes. Yes. E ci racconta come è nato il suo libro Palermo, Amore Amaro, e cosa voleva dire allora fare un libro fotografico dopo anni di professione. Io ho incominciato a fotografare a Palermo nel 74, dopo 10 anni che fotografavo. Nel frattempo, in questi 10 anni, non venivo invitata da nessuno, né alle collettive, né alle per una mostra, nessuno badava a me. A un certo punto badò a me Lanfranco Colombo della Galleria Canon Diaframma e fece fare una mostra a me e a Franco Zecchin nella sua galleria. Queste foto me le dimenticai da lui, perché eravamo dei poveracci, per cui non stavamo a difendere i nostri tesori. Dopodiché Lanfranco Colombo nel 1985 manda a New York le mie fotografie per il premio Eugene Smith. Io non so niente, solo le mie, e quelle di Franco Zecchin non le manda. Questa è una colpa che mi sono portata dietro, ma non è mia la colpa. Dunque, io ricevo un telegramma dove mi dicono: lei, Letizia, è tra i 12 finalisti del premio. Dico io, pianti, perché poi dico: ah, ma che grande cosa. Finito, ero fra i finalisti, basta. Mi ricordo che partii con Franco, eravamo in Romania, non c'era possibilità di telefono e non seppi che avevo ricevuto un altro telegramma dove mi si diceva che io e Donna Ferrato avevamo vinto. Ecco, nasce questo libro da questo premio, se no col cavolo che mi avrebbero fatto un libro. Siccome l'America mi aveva riconosciuto un valore, a Palermo l'Associazione della Stampa pensò di farmi questo libro e fu il mio primo libro in assoluto. Io non avrei mai pensato di proporre un libro con le mie foto. Io non ero apprezzata, nessuno mi diceva brava, no, io non sapevo manco che cosa facevo. Ci giocava il fatto che eri una donna o era proprio una scarsa considerazione della fotografia in generale? Io credo che giocassero queste due cose. Il fatto che io fossi donna, non potevo fare foto buone. Era un gioco, ero una che invece di lavare i piatti faceva fotografie, oppure di fare la dottoressa, la maestra, perché non c'erano fotografe donne per i quotidiani. Sì, c'era Carla Cerati allora, c'erano altre fotografe, però facevano lavori a lungo respiro. Io invece zampettavo dalla mattina alla sera in una città in quel momento in piena guerra di mafia, in quel momento, in quegli anni, e per cui non ero credibile. Io non ero credibile perché ero donna, perché ero biondina, perché avevo gli zoccoli, perché avevo le gonnellone, non ero vestita forse. Non so come dovrebbe vestirsi, non lo so cos'era. Il punto è che io non ero considerata. Allora nasce questo libro. Grande emozione, grande cosa. Un libro è una cosa meravigliosa. Un libro ti presenta, ti racchiude. Io racchiude tutto il tuo lavoro. È meglio di una mostra, che con il libro raggiungi nel silenzio di una casa, tra le mani di qualcuno più attento, che vedo che nelle mostre al centro passano, possono stare 10 minuti, possono stare 2 ore a guardare una mostra, e in genere corrono. Con un libro puoi avvicinarti sempre di più, no, è importante. E per qualche anno non ho avuto più libri, sino che arrivò Melissa Harris da New York e mi disse: mi fai vedere le tue foto? Io dissi no. E lei ha detto no, in America io non gliele feci vedere. E poi gliele mandai per... non c'era il computer forse, no. Non mi ricordo come gliele mandai, certo non per mail, per email. E quello poi dopo tanti anni ebbi un altro libro. Ma non ho avuto in quegli anni
nessun riconoscimento. E sai, arrivare a 84 anni oggi e avere libri, me ne chiedono, film, faranno una cosa alla Rai sulla mia vita. Sono le stesse foto di quegli anni. Ne ho tirate altre, tante di più, ma le foto sono le stesse di quelle quando nessuno mi invitava. Per cui è abbastanza strano quello che può succedere, diciamo, a un artista, a un fotografo, è abbastanza strano.